Parliamo d'altro con Luciano Gradini, consigliere comunale di Portogruaro. Prima ho fatto cenno a questa importante riunione che sta iniziando in questi minuti sulla ZTL, convegno o meglio incontro cui sono stati invitati soltanto i residenti del centro storico. Evidentemente molti aspettano la fine del telegiornale per partecipare a questa riunione. Lei cosa ne pensa, Gradini, di questo? Noi siamo perfettamente contrari a questo sistema di convocazioni, perché abbiamo già presentato, e ci sarà il 3 di maggio il Consiglio Comunale, abbiamo richiesto il Consiglio Comunale aperto dove possono partecipare i rappresentanti dei vari rioni, e non solo del centro, perché su questo argomento dobbiamo affrontare tutti gli aspetti. Il centro di Portogruaro, la viabilità della città di Portogruaro non è solamente riservata ai cittadini del centro, è tutto il territorio che deve partecipare, dimostrare, proporre. Quindi lei ritiene sbagliata la proposta di invitare a questo, magari si inquadri anche a me, grazie, ritiene sbagliata la proposta di invitare a queste manifestazioni, a queste riunioni, soltanto una parte del territorio portogruaro, della popolazione che abita nel territorio di Portogruaro? Vorrebbe che si invitassero tutti? Tutti devono partecipare alla vita della propria città. Se questo non è democrazia, allora ditemi voi. In ultima analisi, ripeto, la viabilità e quelli che sono i problemi dei commercianti, in particolar modo, che danno vita e danno, diremo, come si chiama, vigore alla città, deve essere un argomento, deve essere affrontato da tutti, sia dai cittadini di Portovecchio che quelli da Pra di Pozzo, come quelli di Lugugnana. Tutta la popolazione deve essere coinvolta. Questo è lo scopo e il significato che noi abbiamo dato alla domanda, alla richiesta di un consiglio comunale aperto. I rappresentanti davanti alla propria, diremmo, ai propri cittadini, rappresentanti delle varie categorie, devono dire e proporre cose concrete, non solamente parziali. Mi perdoni, Gradini, lei ha visto questo manifesto che è apparso per le strade di Portogruaro, se chiude il centro io chiudo. Sì. Perché non è stato raccolto questo grido d'allarme prima che si facesse la proposta di adibire il centro storico a ZTL, secondo lei? Ma io ho appena riferito, noi domani sera tra l'altro avremo una riunione, diremo, da parte di tutti i responsabili con i nostri collaboratori su questo argomento per prepararsi appunto al dibattito. Io leggo come tutti la stampa, le vostre informazioni, i vostri notiziari, per cui condividiamo perfettamente quello che ha detto lei, direttore, su quanto riguarda questi argomenti. Non veniamo ascoltati, le ripeto, abbiamo presentato la richiesta del Consiglio Comunale aperto, che ha un suo significato. Questa è una novità che ringraziamo. Sì, e qui c'è anche, diremo, la risposta del Presidente del Consiglio, e neanche fatto a tempo di regolamentare, cioè di registrare le nostre richieste, va bene, che hanno indetto questa riunione di questa sera, e diremo prendere in giro quelli che sono i rappresentanti, anche se di minoranza, della città, dei cittadini, perché bisognava fare qualche cosa, come si suol dire in certe occasioni, in armonia, collaborando, partecipando, condividendo, per poi arrivare a un risultato concreto. Ringraziamo dunque Luciano Gradini, continueremo a seguire questa questione relativa alla proposta di istituire la ZTL in centro a Portogruaro. Ribadiamo, in corso appunto questa riunione tra il comune e i cittadini del centro storico. Intanto rimanga ancora con noi.